dietro a questo santone, tra virgolette, si nasconde, a mio avviso, un ciarlatano, un furbone, una persona che ha carpito delle fragilità di alcune persone con cui era in contatto, andando ad inserirsi in una serie di aspetti che possono colpire sicuramente delle persone più fragili. E approfittando della benevolenza e anche magari di un momento di fragilità di questi, tra virgolette, adepti, ha cercato, a mio avviso, di sbarcare il lunario spacciandosi per santone. Quindi diciamo che è una setta mal riuscita, riuscita male, Sì. e dovrebbe in sostanza dipanarsi lo scenario, perché potremmo trovarci invece accanto due complici, cioè due persone che hanno scelto di abbandonare tutto, di aiutare e coadiuvare il sogno immaginario di Kadir e che siano perfettamente consapevoli dell'intenzionalità di far nascere una setta. Infatti mi pare che siano adesso ancora in pochi. A mio avviso, Kadir è un ottimo attore, quindi stare attenti sicuramente è importante, accendere i riflettori è importante per far capire la differenza tra una setta e un attore che crede di farci tutti un po' scemi, se così possiamo dire.